Allora, benvenuti di nuovo qui nello Standing Mass Diving Center all'Eudisho 2022. Sono in compagnia di due donne perché abbiamo avuto una serie di interviste, ma insomma la parte maschile prevaleva, ma non per scelta, perché avevamo degli ospiti prettamente maschili. Invece oggi abbiamo due ospiti femminili del gentil sesso. L'ospite principale è qua di fianco a me, non me ne voglia Lisa, perché si tratta di Angela Macaluso, che è un'autrice che ha scritto questo meraviglioso libro che si chiama Donne nel blu. Angela, quanti anni sono che fai immersioni subacquee? Sono esattamente 50 anni quest'anno. Ho cominciato nel 1972 a giugno e quindi fra poco è il mio cinquantesimo. Ed è proprio da questo che è nata l'idea del libro, che inizialmente non era un'idea legata al libro, era l'idea di fare un evento. Per festeggiare i 50 anni miei e di subacqueo, ovviamente, perché purtroppo ne ho qualcuno di più. I 50 anni miei insieme a chi aveva cominciato nel 1972. E nel preparare l'elenco delle persone da invitare perché partecipassero a questo evento, pian piano si è andata formando l'idea di un libro, perché le donne erano tante quelle da invitare all'evento, ma non volevo escludere quelle che erano venute prima del 72, quelle che ho conosciuto dopo, quelle che ho frequentato, che però magari avevano cominciato anche 2 o 3 anni dopo o anche più recentemente. E quindi da qui è venuta l'idea di fare un libro che raggruppasse le donne più importanti di questi 80 anni che vanno dal 1942, quindi non più dal mio inizio, ma dell'inizio proprio delle prime presenze di donne nella subacquea. La prima è del 1942 e l'ultima è diciamo del 2020, perché è una donna della Marina, della militare, che è diventata un palombaro. Allora, Angela, ovviamente donne italiane, perché Donne questo hai italiane, tenuto a specificare. esclusivamente italiane. Allora, tra l'altro, tu hai fatto anche una serie, non credo che tu abbia intervistato la subacquea del 49, magari hai raccontato degli aneddoti su questa subacquea, però la maggior parte delle donne le hai comunque poi intervistate, no? Hai avuto la fortuna di poterci interloquire, poter parlare con loro per poter creare questo meraviglioso libro, che tra l'altro è in vendita, quindi si può Sì, assolutamente si può acquistare. acquistare qui all'Eudi, allo stand dell'editore, che è Ireco, F22, se qualcuno F22, vuole benissimo. avere già tutto Allora, abbiamo scritto. qua con noi Lisa, che è una delle, possiamo dire, interprete di questo bellissimo film su carta che hai scritto. Tra l'altro è stata una delle primissime con cui ho parlato di questa idea del libro. Ci siamo viste tanto tempo fa e l'ho intervistata a bordo della sua meravigliosa barca, che adesso è ancora più bella perché Lisa l'ha tirata, si può proprio dire tirata lucido, perché l'ha riverniciata tutta, la cura proprio come è una sua creatura, è il suo posto di lavoro, è una bravissima guida. Anche un'istruttrice, ma lei piace proprio l'idea di accompagnare la gente sott'acqua ed è molto tosta e brava, una donna in gamba. Allora, adesso passiamo la parola anche a Lisa. Sappi che molti subacquei dicono che vorrebbero essere coccolati come Lisa coccola la sua barca, quindi cioè, questo per Certo, darti l'idea. certo. E gli uomini Adesso vogliono sempre essere diamo la coccolati. parola anche a Lisa, gli devo passare il microfonino, che Lisa ci racconterà invece com'è stato nel momento in cui ha ricevuto questa telefonata per partecipare a questo libro. Allora, grazie Gianluca e ringrazio soprattutto Angela per la proposta che più di un anno fa circa mi ha fatto. Io ho ricevuto questa telefonata da parte di questa persona che mi illustrava un po' l'idea che aveva avuto e io sono rimasta un attimo
Così, fra il sorpreso e cioè, perché dentro di me dicevo perché io, siamo tante, siamo e quindi no, è stata una piacevolissima sorpresa e sono veramente contenta che mi abbia coinvolto in questo progetto. Insomma, non mi ha fatto sentire più una delle tante. Angela, allora, ho visto anche una cosa che prima non avevo visto, e tu hai dedicato questo libro a Luciano Bolzoni. Allora, tu devi sapere che io ho iniziato ad andare sott'acqua con Luciano Bolzoni e Giampiero Fusello. Ma va, con Johnny e Lupo. Che erano gli amici del mio papà, quindi adesso aprendo questa pagina mi hai fatto scendere una lacrimuccia. Allora, grande Angela, Luciano. Angela, questo libro è un libro... Purtroppo non è più con lo noi. So. Questo libro è un libro che mi è capitato di sfogliare ieri, perché io ho avuto la fortuna di prenderlo ieri, e la cosa che mi ha colpito nella descrizione che tu hai fatto un pochino delle persone che hai intervistato, ovviamente non sono riuscito a leggerlo tutto, certo, è che tu hai cercato anche di entrare un attimino nella personalità delle subacquee che hai descritto, quindi sì, andando a raccontare anche, esatto, andando a raccontare anche magari dei momenti della loro vita, dei momenti. Ho letto la parte della Lisa, perché l'ho preso dalla Lisa, non potevo non leggere quella parte. Però mi ha colpito molto questo, quindi non proprio una cronistoria nuda e cruda, ma sei entrata un pochino in quelle che erano magari anche le emozioni delle persone che hai intervistato. È voluto? Sì, è voluto, perché allora, intanto non volevo che fosse, già in partenza non volevo che fosse un libro manuale, e poi non volevo che fosse, no, proprio delle biografie strette. Cioè, volevo che ci fosse la persona con le sue emozioni, con i progetti, con le idee che ha della subacquea, di quello che vorrebbe, di quello che ha fatto. E quindi ho chiesto loro di intanto anche di collaborare, di aiutarmi a rintracciare altre donne che magari, perché alcune non le conoscevo nemmeno io, sono partita dall'idea che potessero essere magari una ventina in totale, sono arrivate a circa 70-80 donne che sono citate a vario titolo, con differenti spazi, ma comunque sono tantissime. E tante altre non sono nel libro, alcune perché non lo hanno voluto, alcune perché non hanno capito perché il senso di questo libro, che non era neanche... c'era la personalità, infatti ognuna ha un suo spazio, una sua intervista, oppure entra in un contesto tematico, perché ci sono le donne che usano il rap, ci sono le OTS, ci sono le fotografe, ci sono le apneiste, eccetera. Però era un discorso che collega e illustra come è cambiata la subacquea nel corso di questi 80 anni. Lo si vede già dalle foto, sfogliando il libro si vede un'attrezzatura di un certo tipo nelle prime pagine e poi va divenendo più complessa, viene più complessa man mano che si procede. Ma l'importante era avere il lato umano di queste persone, ovviamente sempre riferito alla subacquea, quindi molte hanno raccontato di loro esperienze. Per esempio Lisa ci ha raccontato una bellissima immersione sulle secche di Vada, che tutti conosciamo per un triste evento, e invece lei trasforma questo luogo che ha una triste fama in un luogo di bellissima immersione. No, io l'ho guardata male, Elisa, quando ha nominato le secche di Vada, perché lei mi ha portato a fare una bellissima immersione, ma non mi ha detto dov'era, capite? Quindi presumo che l'immersione sia quella. È voluto. Nel libro lo spiego, che è voluto. Allora, Lisa, anche tu ovviamente hai raccontato l'emozione di essere stata intervistata per questo libro, però sicuramente ti è capitato di leggere il libro, no, una volta che è stato fatto, o perlomeno di guardarne una parte. Ho guardato una parte, io ho avuto la possibilità di avere il libro in mano solo ieri, quindi non sono riuscita a sfogliarlo tutto. Cosa ne pensi? Io penso che oggi serviva di fare, insomma, di pubblicare un libro che mettesse un po' in luce anche
come viene vista la subacquea dalle donne, perché è un viene vista in modo, diciamo, anche molto più delicato, più più sentimentale rispetto a, cioè, senza voler fare differenze fra uomini e donne, ci mancherebbe, no, non era questo, non è questo l'intenzione del libro, però è un modo diverso di far vedere la subacquea, e oggi serviva che venisse fatto questo. Tra l'altro possiamo svelare che ci sarà un seguito, no, di questo libro. Sì, non che io lo avessi previsto prima, ma il libro sta avendo un enorme successo. Devo dire che anche l'editore è rimasto particolarmente sorpreso. No, cioè, era convinto del valore del libro, però credo che ogni minuto che passa vede che le vendite, ma il libro sta andando a ruba, e io ne sono contenta, ma non per me, anche per me, perché è una gratificazione che ogni autore desidera avere, ma proprio per tutte queste donne che, con le quali sono entrata in contatto. È stata un'emozione anche per me, e quindi io proprio sono contenta che questo libro sia un successo per tutte le donne, quelle che non ci sono più tra noi, le ho ricordate attraverso i racconti dei figli e degli amici che le hanno conosciute, poi ci sono le mie interviste, poi ci sono racconti in prima persona e da qui è venuta, poi da questo successo sto verificando che ho capito che molti vorrebbero essere stati parte di questo libro. Ovviamente non potevo fare un libro, un tomo, un'enciclopedia enorme, ecco. E quindi si sta già pensando con l'editore di impostare un seguito che allarghi la platea sempre alle donne, sempre alla subacquea, ma in modo più contemporaneo e magari più rivolto al futuro. Questa è stata la storia fino a oggi, e il prossimo libro probabilmente dovrà raccontare qualcosa di quello che accade oggi e quello che potrà essere in futuro. Come saremo, insomma, saremo. Sì. Va bene, Angela, grazie mille, grazie Lisa. Il libro è disponibile qua in Eudi, e se lo prendete in Eudi magari vi fate fare anche la dedica da Angela. Perché sì, io sono qua fino a domani, almeno primissimo pomeriggio ci sono. Va benissimo, grazie mille a tutti e buona giornata. Grazie.